Ciao amici di Cranio Creations, siamo qui alla prima intervista di Modena Play. Avete l'onore di essere i primi ospiti. Ciao mamma, sono in TV! Vediamo se ho scelto bene. Abbiamo con noi Luca e Davide di Gioconauta. Volete presentarvi un po' meglio? Chi siete? Ok, io sono il rappresentante del genere American. Sì, mi piace l'America. Io sono il rappresentante del genere German di Gioconauta, quindi, Maledice e Canopus. Quindi già siamo 2-1, non vorrei dire, però questo è abituato, immaginiamo. Quindi siete qui a Modena Play, è passata mezza giornata, avete visto qualcosa, avete provato qualcosa? Sì. Ci volete dire cosa? Allora, vado io con il giocatelli. Ok, allora, io ho provato ovviamente il titolo di punta dell'Asmodee, quello che c'è una fila mastodontica per provarlo, che è il gioco del Signore degli Anelli. Già rido. Non mi ricordo neanche più il titolo da quanto mi è piaciuto. Viaggi nella Terra di Mezzo. Esatto, allora, Viaggi nella Terra di Mezzo, che è un gioco con l'app che richiama il successo di Casa della Follia. Ed è proprio richiamare quel successo di Casa della Follia, perché è molto simile nelle meccaniche. Ci sono i soliti eroi della Terra di Mezzo, quindi Aragorn, Pepino. La storia è ambientata tra la prima parte, dopo l'Hobbit e l'inizio del Signore degli Anelli. È un gioco molto particolare, di nuova generazione, non ci sono dadi, orrore, perché praticamente la meccanica è semplice, cioè tu affronti gli incontri, combattimenti, quello che è, girando un tot di carte secondo la tua caratteristica. E se superi il valore della caratteristica, c'è un simbolino su ogni carta, se riesci a fare uguale al valore, superi la prova con benefit e malus. Bene. Miniature. Niente, dicevamo. Passi a giochi seri, che è meglio, passi a giochi seri. Io ho provato, che mi ha colpito parecchio, Teotihuacan, l'impronunciabile, qualsiasi sia il suo nome, che insomma, è il Germanone, è il ritorno del Germanone, giustamente candidato anche per il premio del Magnifico, secondo me, a pieno merito. E, piazzamento dadi, selezione azioni e a guadagnare punti in determinate scale o componendo determinati pattern, o andando a costruire veramente una piramide di tessere, che è quella parte più bella. Visto. Spero che alla fine della piramide ci sia anche il sacrificio umano come nei Maya. Ma forse no. E poi mi hanno stupito un gen che ha preso molto spazio quest'anno, che sono il Roll and Write. Sì, ce ne sono tante. Quello che facevamo a scuola, quando non ci passava nulla. Non avevamo materiale. Esatto, prendevamo la carta, disegnavamo la pista, giocavamo le macchinine, disegnavamo il giochino, sei un dado, usavamo anche quello, ecco. Qui c'è il libricino, paghi per farlo. C'è il risultato è lo stesso. Esatto, però è carino, è stato simpatico. No, sono d'accordo, sono interessanti. Quindi due generi diversi, va bene. Esatto. Siete qui fino a domenica, in giro vi trovano... Fino a domenica, all'ultimo minuto, dovranno strapparmi da qui, tirando per le gambe mentre sarò attaccato alla porta. E portafoglio chiuso. Sì, forse ora che ci penso partirò un po' prima. No, va bene, allora, trovate i Gioconauti in fiera, trovate Cranio Creations al padiglione A, stand A3 A15. Grazie, alla prossima intervista. Ciao.